Buongiorno a tutte e a tutti, buon sabato 30 dicembre. Fratelli tutti, e chiedo a Giovanni di iniziare e poi insieme prenderemo spunto da quanto viene letto per fare delle considerazioni che abbiano il sapore dell'attualità, della contemporaneità. Certo, Fratelli tutti è stato scritto nella pienezza dell'attualità, della contemporaneità e merita questi paragrafi, un'attenzione particolare in questo tempo catastrofico per quanto riguarda la fratellanza e la sorellanza che abbiano una caratteristica di universalità. Dunque, Giovanni, a che capitolo e paragrafo siamo arrivati? Siamo al paragrafo 42, il capitolo è L'illusione della comunicazione. L'illusione della comunicazione è estremamente interessante perché entra nel merito proprio del gioco perverso della comunicazione nel tempo delle grandi illusioni di massa. Ma proviamo ad ascoltare queste sagge parole di Papa Francesco sull'illusione della comunicazione in questi quanti paragrafi sono? Sono due paragrafi. Due paragrafi. Ascoltiamo con attenzione e nel frattempo, mentre ascoltiamo, ci prenderemo anche lo spazio per alcune nostre considerazioni. Vai pure, Giovanni. Paradossalmente, mentre crescono atteggiamenti chiusi e intolleranti, che ci isolano rispetto agli altri, si riducono o spariscono le distanze fino al punto che viene meno il diritto all'intimità. Punto, diventa una specie di spettacolo che può essere spiato, vigilato, e la vita viene esposta a un controllo costante. Nella comunicazione digitale si vuole mostrare tutto ed ogni individuo diventa oggetto di sguardi che frugano, denudano e divulgano, spesso in maniera anonima. Il rispetto verso l'altro si sgretola e in tal modo nello stesso tempo in cui lo sposto, lo ignoro e lo tengo a distanza, senza alcun pudore, posso invadere la sua vita fino all'estremo. Fermiamoci un attimo perché è un concetto particolarmente delicato e complesso, no? Siamo nel tempo del frugare nell'intimità degli altri e quindi in un avvicinamento intrusivo e allo stesso tempo viviamo un tempo di chiusura alla realtà aperta della relazione. Questo purtroppo grazie anche alla potenza di media, i quali ti permettono appunto con un like sei amico, lo togli, poi dislike, non lo so, non sei più amico, ti permetti di dire cose avverse nei confronti del prossimo o di conferma senza in realtà poi conoscere veramente i tuoi interlocutori. Allora, questo per te Giovanni, quale significato assume questo ruolo delle grandi illusioni della comunicazione digitale relativamente al rispetto della riservatezza e contemporaneamente a una necessaria apertura verso la diversità del prossimo? Probabilmente fa quasi, possiamo dire, più danni che altro, queste forme di comunicazione in quest'ambito quantomeno, perché se da un lato sì, è vero, consentono di io scusa, devo riformulare un attimo quello che volevo dire. È paradossale come un mezzo che ci permetta di comunicare con il mondo intero e di sapere cosa sta succedendo in ogni momento, praticamente, vabbè, quantomeno quello che ci viene consentito di sapere su cosa succede nel mondo, finisca per essere usato da persone che vogliono spargere disinformazione e odio, ossia quello che in teoria un mezzo di comunicazione così dovrebbe poter combattere meglio, permettendoci di avere accesso a informazioni che normalmente non avremmo a disposizione. E invece finisce che diventa un altro strumento nelle mani di chi
non desidera che i popoli siano più uniti tra di loro. Ma che cosa possiamo fare noi nella concretezza della vita quotidiana per evitare questo paradosso? Come possiamo uscire da questo paradosso della comunicazione? Probabilmente il modo migliore è cercare di portare lo stesso, dandogli il peso, un peso diverso ovviamente a quei rapporti che si creano tramite questo tipo di comunicazione, ma ricordandoci che dall'altra parte c'è una persona e quindi portando questo tipo di rispetto che porteremo verso qualcuno con cui parliamo in carne e ossa. Perché alla fine c'è comunque un'umanità, per quanto non siamo in contatto diretto, un umano c'è comunque dall'altra parte. Probabilmente cercando al meglio delle proprie possibilità di trovare modo di discernere quello che. Non è discernere, non stavo cercando di dire quello dal falso, ma quantomeno di provare a informarsi un po' più a fondo e non credere a tutto quello che si legge. Questo sulle letture di informazioni, ma sull'aspetto relazionale, come possiamo costruire dei rapporti più autentici, sfuggendo all'aspetto ingannevole della comunicazione digitale, che ti fa immaginare che una relazione immediata e a distanza allo stesso tempo possa sostituire quella relazionalità nella prossimità che tiene conto anche delle distanze e allo stesso tempo ci invita a incontrare l'altro nella pienezza della sua presenza, non nella virtualità della sua presenza. È una grande tentazione quella di far sì che i media possano toglierci la fatica dell'incontro, l'incontro reale. Pur riconoscendo che i media aiutano nei momenti di difficoltà, una persona può spostarsi, in quel momento è impossibilitata. E poi possiamo mantenere anche una continuità a distanze molto grandi, quindi dovrebbe allargarsi In questo stesso momento, la rete relazionale. certo. Probabilmente bisogna cercare, mi rendo conto che sia difficile, qualcosa, cioè, le cose troppo semplici, non sono, cioè, se una cosa è troppo semplice, probabilmente non vale del tutto la pena di farla, si dice. Non è esattamente quello che voglio dire adesso, ma le relazioni sono cose complicate Sì. e richiedono molta fatica alle volte, o comunque più che fatica, molto impegno. Può starci che la fatica, sai, non è mica una cosa controproducente. No, Cose serie richiedono anche fatica, non è solo fatica. richiedono anche fatica. Nel momento in cui non stai facendo fatica per avere una relazione, probabilmente c'è qualcosa che non va, anche se ti dà soddisfazione in qualche modo. Quindi bisogna un po' forzarsi ad andare verso questa fatica, questo perturbante, come l'abbiamo chiamato alle volte, di cercare relazioni che sì, ci mettono magari anche un po' alla prova, però sono quelle le relazioni vere. Poi sì, le tecnologie possono aiutare anche in questo, ok? Però bisogna non limitarsi a quello. Se si è iniziata magari una relazione tramite questi mezzi, non può essere il tutto di quella relazione. Quindi stiamo nel solco di questa contraddizione, di questa paradossalità. E continuiamo la lettura. D'altra parte, i movimenti digitali di odio e distruzione non costituiscono, come qualcuno vorrebbe far credere, un'ottima forma di mutuo aiuto, bensì mere associazioni contro un nemico. Piuttosto, cito, media digitali possono esporre al rischio
di dipendenza, di isolamento e di progressiva perdita di contatto con la realtà concreta, ostacolando lo sviluppo di relazioni interpersonali autentiche. C'è bisogno di gesti fisici, di espressioni del volto, di silenzi, di linguaggio corporeo e persino di profumo, tremito delle mani, rossore, sudore, perché tutto ciò parla e fa parte della comunicazione umana. I rapporti digitali che dispensano dalla fatica di coltivare un'amicizia, una reciprocità stabile e anche un consenso che muta con il tempo, hanno un'apparenza di socievolezza. Non costituiscono veramente un noi, ma solitamente dissimulano e amplificano lo stesso individualismo che si esprime nella xenofobia e nel disprezzo dei deboli. La connessione digitale non basta per gettare ponti, non è in grado di unire l'umanità. Questo era più o meno quello che cercavo di dire. Non so bene a cosa si riferisca con i movimenti di odio che secondo alcuni costituiscono una forma di mutuo aiuto. La convergenza di persone che fanno dell'odio la loro istanza esistenziale contro un nemico reale o immaginario rappresentano sostanzialmente delle forme piuttosto bizzarre, paradossali di automutuo aiuto tra persone che evidentemente non sono in pace con se stessi e che molto probabilmente hanno un problema con se stessi, trovando coesione con altri odiatori, scatenando l'odio in rete, no? Gli odiatori, così vengono definiti, fanno tutto sommato comunella, non dico comunità, comunità è una cosa seria, fare comunella è qualcosa di molto banale, soprattutto se la comunella è generata dalla presenza di un nemico costruito ad arte per trovare una coesione personale e collettiva. È un percorso piuttosto significativo sul piano psicologico che rimanda a tutte quelle forme di movimenti di massa della prima metà del Novecento che tutto sommato sostennero anche le tirannie. Ma ciò che alimentava quei movimenti di massa era l'odio. L'odio per il diverso. E purtroppo, in forma diversa, perché viviamo un'epoca storica diversa, qualcosa di simile continua ad accadere. Ok, allora mi permetto, avevo frainteso un po' la frase. Pensavo, probabilmente quello che voleva dire Francesco è che c'è chi spaccia queste comunelle di persone che si ritrovano semplicemente per il fatto di odiare qualcosa in comune, per qualcosa che può, per una buona relazione, per qualcosa che può aiutare qualcuno, quando in realtà è quasi autodistruttivo come modo di fare. Sì. Ok. Bene. Andiamo avanti. Questo è l'ultimo. Vogliamo passare al capitolo successivo? No, no, possiamo anche fermarci qui perché a me sembra che in questa sottolineatura della paradossalità e anche della pericolosità della comunicazione digitale, che tra l'altro è largamente diffusa nelle generazioni che si proiettano verso il futuro, no? Persone vecchie fanno un po' più fatica con questi mezzi di comunicazione paradossale e contraddittoria. Non che non ci sia una responsabilità anche dei vecchi e degli adulti, perché evidentemente non è che si siano opposti a questa deriva paradossale e contraddittoria della comunicazione. Non pensi che ci sia una relazione, tutto sommato, alla chiusura xenofobica da parte degli abitanti della parte ricca del pianeta e queste chiusure che troviamo in rete? Cioè, gli odiatori, quale rapporto hanno con la cultura del respingimento e del consenso costruito intorno a paure disseminate in nome dell'invocazione della sicurezza? Sono tutti elementi di natura psicologica e culturale che purtroppo vengono largamente amplificati proprio
dalla tecnica mediatica, che in sé rappresenta uno strumento, ma il problema è che oggi noi ne stiamo facendo un fine. Cioè, quanti like hai? Il tuo livello di autostima dipende da quante persone ti seguono, penso agli influencer, che fanno soldi anche su queste cose qua. Ecco, c'è una distorsione totale della comunicazione e una mercificazione della comunicazione. Si fanno soldi anche, e oggi soprattutto, con la comunicazione. Però soprattutto con la pubblicità, oserei dire. Poi dietro c'è l'illusione, la pubblicità non è qualche volta ingannevole, è per sua natura ingannevole, perché cerca di piazzare prodotti amplificando pregi che a volte addirittura non esistono e nascondendo difetti che esistono. La pubblicità, viviamo nella società dello spettacolo, della pubblicità, e non meravigliamoci se poi tutto questo si traduce in questa modalità paradossale e contraddittoria della comunicazione. Ma cosa potrebbero fare le persone giovani di fronte a questa fratellanza fittizia che nasconde i percorsi reali della fratellanza autentica, concreta, che deve fare i conti con la fecondità della diversità? Cosa devono fare davanti ai giovani? Soprattutto questo, le persone che ci sono gli analfabeti digitali e quelli che sono nativi digitali. Cosa suggerisci ai nativi digitali? Cioè, un altro mondo reale è possibile al di là dell'immaginazione del mondo virtuale? Lo è stato fino adesso, quindi sì, ovviamente. So che può trarre in inganno il digitale, lo so, però non che non sia utile, non voglio dire non usate internet quando dico questo, ma il mondo reale è un'altra cosa e so che è più difficile, più complicato, ci sono più problemi, più cose da fare, relazioni da coltivare veramente fino in fondo, ma bisogna fare questo sforzo, cercare questo turbamento, come dicevo prima. Bon, allora, per oggi ci fermiamo qui. Grazie Giovanni, un saluto a tutte e a tutti, se vuoi portare anche il tuo saluto. E buon anno a breve. Benissimo, buon anno a tutte e a tutti. Buona giornata. Buona giornata.